Ascoltate l'ex vescovo Riccardo Fontana come testimone. La causa civile promossa dai familiari di Guerrina Piscaglia nei confronti della diocesi di Arezzo, Cortona e San Sepolcro e dell'ordine religioso dei frati premostratensi sta entrando nella fase cruciale. Quest'ultimo è il sodalizio religioso a cui apparteneva Gratien Alabi, noto come Padre Graziano, un ex prete congolese di 54 anni, che ha subito una condanna definitiva a 25 anni di carcere per l'omicidio di Guerrina e l'occultamento del suo corpo. Guerrina, una donna affascinata da Graziano, scomparve il 1 maggio 2014 dalla sua residenza a Car Raffaello, Arezzo, dove Graziano aveva assunto il ruolo di viceparroco. Il cadavere della 49enne non è mai stato rinvenuto, ma le autorità giudiziarie hanno stabilito che il religioso è il responsabile dell'omicidio e della successiva eliminazione del corpo. Secondo le ricostruzioni, avrebbe commesso questo atto per evitare la divulgazione della loro relazione, perché temeva che ciò avrebbe scatenato uno scandalo pubblico. Dopo la conclusione del procedimento penale, la famiglia di Guerrina ha avanzato una richiesta di risarcimento nei confronti della diocesi e dell'ordine dei premostratensi, ritenendo che queste istituzioni religiose debbano essere ritenute responsabili per le azioni dell'ex viceparroco. Padre Graziano è stato citato nel procedimento civile, ma il processo è proseguito in sua assenza poiché non si è presentato in tribunale né ha designato un avvocato per rappresentarlo. Inoltre l'uomo non avrebbe ancora effettuato alcun pagamento dell'ammenda stabilita dai giudici nel contesto del procedimento penale. La famiglia di Guerrina ha intrapreso due azioni legali separate finora. Da una parte il marito Mirko Alessandrini con il figlio Lorenzo e dall'altra le sorelle e le nipoti della donna. L'ammontare totale del risarcimento richiesto in questa causa civile si aggira intorno ai 2 milioni di euro. Secondo quanto affermato dai familiari, a partire da gennaio 2014, quindi 4 mesi prima dell'omicidio di Guerrina, erano state segnalate condotte inappropriate da parte del sacerdote, che erano incompatibili con il suo ruolo religioso. Le segnalazioni in questione, secondo i familiari della vittima, avrebbero dovuto immediatamente portare a un provvedimento di allontanamento di Padre Graziano, considerando il potenziale pericolo che si era manifestato nella relazione tra il viceparroco e Guerrina. Nell'ultima udienza, l'ordine dei premostratensi, rappresentato dagli avvocati Françoise Marie Plantade, Lucilla Bacci e Cristiano Locci, ha presentato una richiesta per ascoltare come testimone l'ex vescovo Riccardo Fontana. Questo obiettivo mira a dimostrare che Padre Graziano svolgeva la sua missione religiosa a Car Raffaello sotto l'autorità della diocesi e non era soggetto al controllo diretto dell'ordine dei premostratensi. Questa posizione contrasta con quella del Vaticano che, tramite i suoi avvocati rappresentati dallo studio legale Scognamiglio, sostiene che la questione del risarcimento non sussiste, poiché ogni sacerdote è personalmente responsabile per le sue azioni. L'ordine dei premostratensi ha anche richiesto al giudice di unificare le due distinte cause civili promosse dalla famiglia in un unico procedimento. Inizialmente, la sparizione di Guerrina era stata considerata come una possibile fuga d'amore, dato che erano stati inviati messaggi dal suo cellulare che suggerivano tale scenario. Dite a mio marito che vado via con il moroso marocchino. Tuttavia, nel corso delle indagini, è emerso che i messaggi inviati dal cellulare non erano stati scritti da Guerrina, ma da Padre Graziano, che aveva utilizzato questa articolata strategia per depistare gli investigatori. Si è scoperto che il religioso e la sua parrocchiana avevano scambiato oltre 4.000 messaggi in soli 4 mesi. L'analisi del computer di Alabi ha rivelato ulteriori dettagli sulla sua personalità. Emerge che il prete congolese aveva una forte propensione verso le relazioni con le donne. Guerrina era innamorata di lui, ma era solo una delle tante donne con cui il religioso intratteneva rapporti. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, Guerrina aveva minacciato di rendere pubblica la loro relazione amorosa e gli aveva persino detto di aspettare un bambino da lui. Questo avrebbe spinto Alabi ad ucciderla e poi a nascondere il suo corpo in modo permanente.
Durante il processo penale, la Corte di Firenze ha individuato la motivazione del delitto nella paura di Alabi di perdere il suo incarico a causa dello scandalo che sarebbe scoppiato, come sostenuto dai giudici. Fu proprio celandosi dietro il carisma dell'uomo di chiesa e abusando delle sue incombenze che Graziano manipolò Guerrina sino a perdere il controllo. Fu proprio in ragione delle stesse funzioni che Graziano trovò più conveniente strangolare Guerrina piuttosto che andare incontro alle conseguenze disciplinari della sua condotta. Durante il processo, l'associazione Penelope si era costituita come parte civile ed è stata rappresentata dal suo presidente e avvocato Nicodemo Gentile, che ha dichiarato: Graziano è una persona condannata in via definitiva per l'omicidio della sua parrocchiana. Nel corso delle indagini e dei processi ha sempre avuto un atteggiamento reticente e negazionista. Non ha mai riservato una parola di conforto per il marito e il figlio seriamente malato di Guerrina. Tantomeno ha mai dedicato un solo pensiero a quella donna che purtroppo si era invaghita di lui. È assurdo che la Chiesa non abbia preso una posizione netta. È altrettanto inconcepibile che un simile soggetto possa continuare ad amministrare i sacramenti. È offensivo per la Chiesa stessa e per i cattolici. Mi auguro che ci possa essere una presa di coscienza del clero e che si attuino nei confronti dell'assassino di Guerrina i dovuti provvedimenti. L'indifferenza della Chiesa nei confronti di una sentenza definitiva in cui è stabilito che Graziano è colpevole di omicidio e distruzione di cadavere mette noi cattolici in serie difficoltà. Piuttosto, se Graziano davvero è un uomo di Chiesa, così come dice di essere, chiedesse perdono, dicesse dove ha nascosto il cadavere di Guerrina. Forse a quel punto potrebbe ottenere il perdono della famiglia.